Max, allora non è andata come tutti i tifosi speravano, cosa è successo? I tifosi la vedono sempre dalla loro parte ovviamente. Io voglio dire, oggi erano condizioni molto strane, vento molto leggero, variabile, quindi era difficile. Poi questo format prevede di arrivare fino alla domenica con la possibilità di far vincere anche l'ultima barca, perché comunque chi vinceva oggi vinceva 30 punti. Però non dimentichiamoci, fino a stamattina avevamo due barche a un punto dal primo e una barca in finale in match race, quindi tutto sommato io sono molto contento del lavoro che ha fatto il team durante tutta la settimana, quindi è ovvio, ci faceva piacere andare sul podio, ma insomma poi alla fine bisogna guardare un po' la big picture, no? Come si dice. A un certo punto alla fine del quinto lato c'è stata una palla, che cosa è successo? C'è stata una palla perché purtroppo una delle boe era talmente vicino al muro, alla banchina, che sostanzialmente non c'era spazio per passare con più di una barca, e quindi alla fine purtroppo ci siamo impacchettati tutte lì, ci sono state tra l'altro parecchie collisioni, infatti dobbiamo vedere un po' anche le barche, ci sarà un po' di lavoro di stucco e pittura, come si dice in gergo. A fine giugno ci sta la prossima tappa a Newport, come vi preparerete? Da domani iniziamo a guardare un po' tutti i debrief e a vedere gli errori che abbiamo fatto qua, anche se ripeto, direi che sono state più le cose positive di quelle negative. Sicuramente troveremo condizioni diverse da qua, probabilmente un po' più di vento, però alla fine insomma andremo una settimana prima dell'evento per cercare di prepararci su quel campo di regata e poi vedremo. Grazie. Grazie a voi.